Bentornati sul mio canale, io sono Cecilia di Fashion Dog Italia e in questo video, dedicato sempre al corso di addestramento online gratuito per cani, voglio parlarvi di come insegnare al cane a sporcare nel posto giusto. Questo è un argomento molto importante da trattare subito perché insegnerete al vostro cane dove sporcare sin dal suo arrivo a casa, quindi dalle 8 settimane di vita dell'animale. Restate con me! La prima cosa da avere ben chiara è dove volete che il vostro cane sporchi, faccia i bisogni. Quindi se volete che faccia i bisogni sempre su un tappetino assorbente, se ad esempio è un cane piccolo e non volete portarlo fuori, o se volete insegnare a fare i bisogni in giardino, oppure ancora sull'esterno, quindi sulla strada. Stupide dicerie dicono che bisogna prendere il muso del cane e infilarlo nella pipì o nelle feci per fargli capire che è sbagliato fare appunto i bisogni in un dato punto della casa. Questo è sbagliatissimo, spaventerete semplicemente il vostro cane, come anche gridando o dando botte all'animale per fargli capire che quello non è il posto corretto in cui fare i bisogni. Questo è sbagliatissimo, le persone che fanno questo sbagliano proprio di brutto, perché il cane sarà solamente spaventato da questi atteggiamenti e anzi cercherà di non fare i bisogni in vostra presenza, e quindi magari avrete poi spiacevoli sorprese e troverete appunto le feci dell'animale o la pipì in posti assurdi, tipo sotto al letto, perché il cane vuole nascondersi da voi. Quindi una cosa molto importante da fare è premiare l'animale quando fa i bisogni nel posto giusto. Quindi se voi vedete che il cane sta odorando in giro per cercare appunto un luogo in cui fare i bisogni, sin dai primi giorni in cui arriva a casa, se volete che il cane li faccia sulla tovaglietta assorbente, allora prendetelo proprio e mettetelo lì sulla tovaglietta mentre sta facendo i bisogni, e poi premiatelo con un biscottino, con un pezzo di cibo, con delle pacche lievi sul dorso mentre dite bravo, sorridete, oppure appunto se volete che sporchi fuori in giardino o in strada, potete appunto portarlo fuori o quando vedete appunto che sta odorando in giro per casa, oppure comunque subito dopo i pasti, soprattutto se il cucciolo avrà bisogno di fare i bisogni almeno ogni 2 ore, e poi appunto dopo i pasti. Quindi portatelo fuori, appena avrà fatto i bisogni potrete premiarlo con un biscotto o dell'altro cibo che avrete preparato per lui. Una cosa molto importante che vi consiglio di fare è di pulire subito dopo che il cane fa i bisogni in un posto sbagliato. Pulire veramente a fondo, non basta levare l'odore e quello che sentiamo, che riusciamo a percepire noi, perché l'olfatto del cane è molto più potente del nostro e quindi percepisce odori che noi magari non sentiamo, e quindi è consigliato l'utilizzo di prodotti appositi per la rimozione totale dell'odore della pipì o delle feci del cane da quel punto, se no il cane andrà poi a rifare i bisogni sempre nello stesso punto sbagliato. Quindi comprate in un pet shop un prodotto disinfettante apposito per questo, che rimuova totalmente l'odore. Vi ricordo che se decidete di fare dormire il cane per le prime notti con voi sul letto, fino al primo secondo mese in cui il cane sta insieme a voi, il cane non riuscirà bene a controllare i suoi bisogni fisiologici e quindi potreste avere delle spiacevoli sorprese sul letto. Quindi io vi consiglio di farlo dormire nella sua cuccetta o comunque di svegliarvi durante la notte circa appunto ogni 2 ore per mettere il cane per terra e fargli fare i bisogni sulla tovaglietta, oppure portarlo in giardino o addirittura fuori.
In ultimo vi segnalo l'esistenza di alcuni spray con dei nomi stravaganti come falla qui, non farla lì, che sono degli spray appositi per appunto indicare il punto in cui volete che il vostro cane sporchi oppure segnalare che in quell'altro punto non volete che faccia i bisogni. Questi spray li trovate sempre nei pet shop o comunque anche online. Vedrò di mettervi un link per segnalarvi dove appunto poterli acquistare. Va bene, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di zamparci un like e di iscrivervi al mio canale così da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico dedicati al mondo a quattro zampe. Ciao a tutti!